Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora ci siamo, insomma, manca meno di una settimana, comincerà questo campionato. Affrontiamo una delle squadre che, almeno sulla carta, no? Come al solito la carta all'inizio dell'anno fa un po' la fa da padrona, una delle favorite a tornare su. Come vedi questo Palermo? Ha sicuramente un'ottima squadra, ha mantenuto una base solida e ha acquistato giocatori comunque di qualità e sicuramente è una delle squadre con una rosa più competitiva della Serie B. Poi, come hai detto te, sulla carta in Serie B non si può mai dire, perché basta vedere gli ultimi 2 anni e ci sono stati pronostici completamente ribaltati. Quindi ti aspetti anche che possa essere una partita equilibrata, diciamo? Ma io penso che tutte le partite in Serie B sono equilibrate, e lo sono state anche l'anno scorso, e quindi sarà sicuramente una partita equilibrata, secondo me. E noi siamo una buona squadra e andiamo e affronteremo tutte le partite questa stagione per provare a vincerle. Poi, se gli altri saranno più bravi di noi, prenderemo quello che è il risultato, ma sicuramente scenderemo in campo tutte le partite per provarle a vincere, e con cattiveria, con concentrazione. Abbiamo aspettato tanto questa settimana, io personalmente non vedevo l'ora che arrivasse, sono contento che inizi il campionato. Ecco, dal punto di vista dell'annata, no? Questo ridimensionamento tra virgolette, perché poi in fin dei conti siete rimasti in tanti della passata stagione, a parte qualche elemento che magari ha cambiato aria, tu come altri avete rinnovato il contratto, quindi credete anche in questo nuovo progetto, se vogliamo chiamarlo così? Sì, io la mia priorità è sempre stato lo Spezia, personalmente, e penso anche sia stata e è la priorità di tanti altri senatori, tra virgolette, che sono rimasti, e sono contento di essere rimasto, siamo contenti di essere rimasti, e io il mio pensiero è che siamo una buona squadra e, ripeto, possiamo lottare contro chiunque se mettiamo in campo cattiveria, determinazione e sacrificio, che si sono viste le prime uscite. E forse con Sassuolo potevamo osare un pochettino di più, e anche se loro sono sicuramente una squadra forte di una categoria superiore, potevamo osare qualcosina di più, ma quella sconfitta sono convinto che ci servirà per affrontare bene le prime partite di campionato e ripeto, per provare a vincere tutte le partite che affronteremo. Poi sarà il campo a dire se saremo stati bravi o no. L'anno scorso hai guidato la difesa impenetrabile, la migliore del campionato. Quest'anno come valuti quella che i tuoi compagni di reparto e le potenzialità, quindi di un gruppo, in particolare di un reparto che ha inserito sia giovani che giocatori d'esperienza? Sì, l'anno scorso abbiamo fatto molto bene individualmente, credo, ma soprattutto anche per merito di tutta la squadra, perché comunque credo che non si possa parlare di difesa ma di fase difensiva, e se abbiamo subito solo 34 gol è merito di tutti e ne dobbiamo essere tutti orgogliosi. Detto questo, il campionato dell'anno scorso è finito e quest'anno penso che i giocatori che sono arrivati esperti siano molto già pronti, preparati e possano dare una grande mano. E non considero più Ceccaroni un giovane, per me è un giocatore già pronto per giocare, per fare un campionato di Serie B importante. E i giovani alle spalle invece che ci sono, devono imparare tanto, ma hanno qualità importanti. Ecco Claudio, tu conosci bene l'ambiente palermitano, naturalmente per averci giocato innanzitutto, volevo sapere da te le tue impressioni, i tuoi ricordi sulle tue stagioni vissute in Rosanero, e poi se giocherete un pochino anche sull'aspetto del nervosismo, perché indubbiamente loro non è che si respiri un'atmosfera proprio delle più idilliache, solamente 500 abbonati, quindi se partirete forte anche per giocare un po' su questo aspetto. Ma
Per quanto riguarda i 2 anni che ho trascorso a Palermo, sono stati 2 anni molto belli, dove abbiamo ottenuto una promozione importante con record di punti in Serie B e l'anno dopo in Serie A una salvezza tranquilla, 50 punti avevamo fatto se non sbaglio, e quindi 2 anni importanti e un gruppo fantastico e io mi sono trovato personalmente molto bene. Poi è normale che i risultati in campo aiutano anche a star bene nella vita privata. E l'anno scorso sicuramente il Palermo non ha fatto una grande annata sotto il profilo dei risultati ed è venuta una retrocessione. Se c'è un po' di malcontento sicuramente per quello da parte dei tifosi, che ripeto, nei 2 anni nei quali sono stato io sono stati sempre vicino alla squadra e fantastici nel sostenerci, però ripeto, quando i risultati poi vanno bene è più facile, quando i risultati vanno male è normale che la piazza e la squadra ne risenta del sostegno, del mancato sostegno da parte dei tifosi. Noi non ci dobbiamo fare influenzare dall'ambiente che ci sarà e non ci deve interessare più che altro. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita, prepararla bene questa settimana, sia dal punto di vista tattico che fisico che tecnico, perché abbiamo visto qualche immagine già del Palermo e al di là dei discorsi sul tifo, su quello che è successo, è una squadra in salute che ha fatto 2 ottime partite di Coppa Italia, soprattutto quella col Cagliari, anche se è uscita ha fatto un'ottima partita, è una squadra che sta bene fisicamente, quindi sappiamo che per portare punti a casa dobbiamo dare il massimo di noi stessi. L'hai già accennato un po' prima, ma vedi delle favorite in questo campionato, almeno ai nastri di partenza, visto che chi è sceso comunque ha mantenuto basi solide e anzi magari si è anche rafforzato? Sì, come ho detto, sulla carta non è in Serie B una cosa scontata come magari lo può essere in Serie A, però le formazioni secondo me con la rosa più competitiva sono senz'altro il Frosinone, secondo me è rimasto una squadra molto forte, ha acquistato, oltre ad aver mantenuto la stessa rosa, ha acquistato giocatori importanti come Ciano, il Parma sta facendo un mercato importante e le squadre comunque che sono salite dalla Serie A secondo me sono le squadre con la rosa sulla carta più importante, più qualitativamente più forte. Scusa capitano, hai accennato alla fase difensiva rispetto ai risultati dell'anno scorso. Quest'anno ci sono diversi innesti a centrocampo nella linea mediana, sia per caratteristiche che per esperienza. Dal tuo punto di vista come la vedi questa cosa? Sì, come ho detto, se guardo la fase difensiva è stata molto positiva l'anno scorso e comunque ce l'abbiamo, il fatto comunque di sacrificio da parte di tutti per cercare di non subire gol. Quello che dobbiamo sicuramente migliorare rispetto alla passata stagione è cercare di essere più propositivi, perché è vero che abbiamo preso pochi gol ma ne abbiamo fatti anche pochi, per le qualità che abbiamo soprattutto. Abbiamo enormi qualità, secondo me, sia a centrocampo che in attacco, e quindi dobbiamo tutti insieme cercare di fare meglio sotto il profilo realizzativo. Però ripeto, la scorsa stagione secondo me va chiusa, è finita, siamo arrivati ai play-off, è stata una stagione un po' tribolata, adesso si parte con un nuovo corso e è tutto diverso e dobbiamo cercare di comunque confermare i pregi e limitare i difetti che ci sono stati. Volevo chiedere Claudio, chiudiamo la parentesi annata scorsa e concentriamoci su quest'anno, ma anche su giocatori importanti che sono arrivati, anche giocatori che avevano la fascia da capitano, no? Capelli, Gianni, adesso è arrivato anche Lopez, che mi pare di capire essere, poi insomma lo conosciamo, l'abbiamo visto anche l'anno scorso nel Benevento, mi pare di capire che sia un giocatore che difficilmente molla, che si fa sentire in campo. Ecco, uno Spezia forse
con un po' più di cattiveria agonistica l'anno prossimo, vedremo. Quello che a volte forse è mancato in alcune partite quest'anno. Ma sicuramente è un fattore importante, la cattiveria agonistica e il saperlo estendere in determinati momenti della partita, perché la partita si divide in momenti, nel senso che c'è il momento che la squadra attacca, la squadra che è il momento che nei 10 minuti che può soffrire, lì ci vuole un po' di cattiveria agonistica. La voglio dire come sporcare la partita, magari qualche fallo in più, qualche diciamo furbizia in più che in campo a volte fa la differenza. A livello dei ragazzi che sono arrivati, anche ragazzi giovani, ma comunque già con ottime qualità, su chi pensi di poter puntare, no, quest'anno come giocatore che possa esplodere definitivamente? Ci auguriamo anche che sia qualcuno dei nostri, cioè degli Spezzini. Sì, guarda, già l'anno scorso ci sono stati elementi che hanno fatto un campionato importante, se penso al girone di ritorno di Ceccaroni, se penso a Giulio Maggiore, a Vignali, comunque, ripeto, come ho detto per Ceccaroni, secondo me sì, sono giovani, soprattutto Giulio del 98, ma io li considero già come giocatori, devono dare l'apporto alla squadra che da giocatore, non da giovane. Mi riferisco a questi, a Campora che arriva da un'esperienza positiva a Perugia, a tutti quei giocatori dall'annata 96-94 che secondo me devono già loro considerarsi giocatori e devono dare un apporto alla squadra da giocatori sia in allenamento che in partita, e lo stanno facendo e l'hanno fatto anche l'anno scorso, quindi è importante per loro e per noi che avvenga quello step. Una domanda invece relativa a quelli che sono gli allenamenti che state facendo, no? Mister Gallo ha preferito non fare amichevoli perché dice normalmente noi ci alleniamo spesso e volentieri facendo partite 11 contro 11 anche, quindi praticamente giocate tra di voi, però insomma siete tutti giocatori di livello, quindi preferisco magari una partita tra loro tirata che non fare un'amichevole. Insomma, questo è stato un po' questo precampionato, gli ultimi 10-15 giorni sono andati così. Sì, comunque è stato importante passare il turno con la Reggiana perché ci ha permesso di affrontare una partita vera contro il Sassuolo, contro una squadra di una categoria superiore, e ripeto che secondo me ci servirà tanto per questo inizio del campionato quella partita. E poi se devo pensare alla partita tra di noi che abbiamo fatto sabato mattina, è sicuramente più impegnativa che andare a giocare contro una Serie D, o perché tra di noi sicuramente c'è più qualità, c'è più voglia di magari emergere per dimostrare all'allenatore che meriti di giocare. Quindi comunque al di là delle amichevoli l'importante penso sia tenere un ritmo alto e elevato all'allenamento, e lo stiamo facendo ed è quello che ci chiede il mister, e penso sia contento di questo perché la squadra si è messa a disposizione dal primo giorno e ha cercato di seguire in modo maniacale le direttive, e l'intensità dell'allenamento è molto alta. Rispetto alla tua posizione, in queste partite finora hai giocato da difensore di destra, diciamo, nei tre. Pensi che con l'arrivo di Capelli ti risposterai al centro? Com'è la situazione lì? Non so, io decide il mister, come ho detto all'inizio sia a lui e al mister a una delle prime interviste, io sono a disposizione del mister. Per me è indifferente giocare a destra, a sinistra, centrale, a 4, a 3, quindi l'ho già ricoperto in passato questo ruolo di centrale di destra, ho fatto centrale di sinistra, ho fatto il centrale a difesa 3, a 4, quindi posso fortunatamente ricoprire più ruoli e, ripeto, sono a disposizione dell'allenatore dove lui pensa che io posso dare di più alla squadra. Un'ultima cosa per me, cosa hai detto ai giovani nuovi, quelli che sono arrivati, quelli ragazzi, sull'ambiente, sulla città, su quello che è anche l'attaccamento alla squadra e cosa chiede la gente, insomma cosa vuole vedere la gente? Ma io penso non ci sia stato tanto bisogno che io gli spiegassi cos'è lo Spezia per questi tifosi, per questa città, perché hanno già visto a Pontremoli quanto i tifosi siano attaccati a questa squadra,
quanto l'affluenza comunque di gente, di pubblico che è venuta a trovarci, a salutarci a Pontremoli e l'affetto, quindi abbiamo anche visto quanti tifosi siano venuti a Sassuolo, nonostante comunque l'orario, il caldo e la giornata, è metà agosto, quindi vogliamo iniziare al meglio il campionato per noi e per la società e anche per loro, perché veramente questo mese ci sono stato tanto vicino. Un po' l'ambiente, che clima senti che si respira in città rispetto anche, facendo una proporzione rispetto anche agli anni scorsi? Io sì, come ho detto alla risposta a questa domanda, ho sentito tanta vicinanza, sicuramente eravamo a Pontremoli a mezz'ora da Spezia e eravamo vicini, però si è creato qualcosa di importante, secondo me. Ancora siamo all'inizio, quindi dobbiamo noi essere bravi a portare i tifosi dalla nostra parte, come ci diciamo tra di noi, perché siamo convinti che se facciamo partite importanti come quelle che abbiamo fatto magari in casa con la Reggiana, riusciamo a farci seguire di più dai nostri tifosi, a incitarci di più, e l'abbiamo visto, ripeto, a Sassuolo quando c'è stato un seguito importante, quindi l'ambiente penso che sia buono, che sia carico, e dobbiamo essere bravi noi a confermare questo tipo di ambiente. Un'ultima domanda anche da parte mia. Un mese fa ti sei trovato con due capitani nel reparto difensivo, è passato insomma oltre un mese, la leadership dello spogliatoio è stata confermata, nel senso che ti sei trovato a parlarne con loro, sia con Capelli che con Gianni e con il mister ovviamente, cioè c'è stato un confronto oppure diciamo è stata una decisione d'ufficio tranquilla, sciolta, quella di assegnarti la fascia di capitano, voglio dire? Ma sinceramente non c'è stato questo, non abbiamo parlato, non abbiamo parlato, sì.